Che te lo tiene qua, poi con la chitarra oggi. Buona vita a tutti. Tieni. Non te l'aspettavi, che suona. Mi hai portato un basso. Questa la regala a te, perché io il massimo posso rompere, quello non posso fare. Io sono però un chitarrista dilettante da anni, ma non riesco mai a superare. Com'è mi porti la chitarra? È perché in questi giorni, nel 69, ci furono i 3 Days of Peace and Rock and Roll, cioè i 3 giorni di pace e rock and roll. Wow, ossia, e adesso storia. Forse qualcosa di più ti ricorderai, Woodstock. Come non il ricordo. Il più grande concerto della storia. Come dire, io avevo, all'epoca avevo 10 anni, però la cosa è andata avanti. Anzi, come tutti i miti, è cresciuta negli anni. Assolutamente, è diventata un mito negli anni. Pensa che poi nacque in maniera veramente così inaspettata. Tu pensa, sempre la genesi è molto interessante nelle cose grandiose. Gli organizzatori cercavano un terreno dove fare un concerto, ma non pensavano a un concerto di queste dimensioni. Guarda, guarda le persone sono andate a Woodstock. Allora, andarono nello stato di New York a cercare questo posto. Andarono a Woodstock, perché è un villaggio. Ma Woodstock, detto tra me e te, Marcello, ma se fosse stato sto concerto, ma chi l'avrebbe conosciuto? Lì però non gli diedero i permessi, allora si spostarono un po' a sud-ovest di Woodstock e anche lì non trovarono, finché trovarono uno che gli disse sì. Indovina chi? Un contadino, perché il contadino c'ha sempre l'occhio lungo. Disse: ragazzi, io l'affitto il terreno, tanto non ci faccio niente, tanto, ma che ci dovete fare? È un concerto, ma quante persone verranno? Verranno 30-40 mila persone, come sai, mezzo milione, 500 mila persone. Mezzo milione, è il primo grande concerto della storia. Uno dei più grandi concerti della storia. Comunque è stato il primo a livello di Isola di White, non mi ricordo se è il primo dopo, ma insomma stiamo No, no, venne prima a Woodstock, c'è soltanto un altro concerto prima di Woodstock. Gli diedero 25 mila dollari e ottennero tutto questo terreno. Capirei. Allora, che successe? Che da tutti gli stati cominceranno ad arrivare ragazzi. Persone che non c'era internet, non c'era la diffusione, passaparola cominciano ad arrivare da tutte le parti. Pensa, tutte le strade di New York si bloccarono. Quindi guarda, per dirti il fenomeno mondiale che fu questo concerto, nacquero 2 bambini durante il concerto. Uno sull'elicottero mentre lo trasportavano in ospedale, l'altro in macchina. Quindi pensa quanta gente. C'era per fortuna uno stagno lì in questo terreno di questo contadino, dove si lavarono per 3 giorni, dove fecero il bagno vestito. Comunque non successe nulla di brutto di fatto. Ecco, questa è la cosa straordinaria, che poi alla fine intervennero ovviamente anche la Guardia Nazionale per portare il cibo, delle vettovaglie, perché 3 giorni fermi là, ma incidenti non ne furono, perché erano tutti uniti dalla musica, e questo è che poi il tema di cui ti volevo parlare, Marcello, della magia. Allora Marcello, magari io e te non ci conosciamo benissimo, no? Però io sono convinto che se metto un brano famoso che piace a tutte e due, le nostre sinapsi si collegano. D'accordissimo, la musica. Perché la musica unisce, ci sono delle cose che sono superiori. L'arte ha questa forza, l'arte in tutte le sue forme, la scultura, la pittura, la lettura, la poesia, ma soprattutto la musica, di unire tutte le persone. E questa è una cosa grandiosa. E non serve il colore della pelle uguale o il linguaggio uguale, serve soltanto avere il collegamento emozionale. Senti, che solo l'arte. Però ritorniamo, visto che perché è accesa una lampadina grossa, perché mi stanno venendo un sacco di ricordi. Allora, innanzitutto c'era Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix, Santana, Joe Cocker. Ma mi ricordo che qualcuno lo bucò e fece un grande errore. Ti racconto questa storia. Allora, chiamarono John Lennon. Ovviamente in quel momento John Lennon era già un personaggio così planetario, no? Lo chiamarono, lui all'inizio disse sì, vengo a questo concerto. Poi li richiamò gli organizzatori e fece una cosa che non avrebbe dovuto fare, perché gli disse sì, vengo solo se prendete anche tutta la band di Yoko Ono. Gli organizzatori invece tennero il punto, furono molto fermi in questo. Dissero, come a Romana, no? Ti ringrazio, John Lennon, sei simpatico, ma non ti prendiamo. A John Lennon, ti voglio bene, John Lennon, ma non ti prendo. Perché loro volevano questa cosa meritocratica, cioè i migliori artisti di quel momento famosi che amavano. E suonarono i migliori. E suonarono per 3 giorni, dicevo, anche i Zeppelin, per esempio, dissero di no. Grandi, le Zeppelin. Le Zeppelin disse di no, guarda queste immagini. Dissero di no perché andiamo a finire in una scaletta di artisti, noi siamo unici, però sbagliarono perché non entrarono nella storia, perché la grandezza storica che gli avrebbe dato Woodstock sarebbe stata superiore a quella di un singolo concerto. Beh, io so solamente che l'inno americano che suona Jimi Hendrix a Woodstock rimane uno dei pezzi più belli di chitarra mai scritti, e soprattutto lui è stato il primo, no, a rompere anche un altro tabù, quello di suonare l'inno nazionale americano con la chitarra elettrica tutta quanta la Hendrix. Poi dopo 3 giorni lui suonò l'ultimo giorno alle ore 9
Tu immagina questi ragazzi che avevano fatto in 3 giorni, no? Però quando iniziò a suonare... Pure che se l'hanno fatto, aggiungo io. Immaginate, no? Ah. Quello che avevano ingerito, diciamo così, ingerito dopo 3 giorni. Però alle 9 riuscì a svegliare tutti, perché suonò e l'interpretazione più famosa, penso, nella storia dell'inno nazionale americano, che tu sai è incentrato tutto sulla bandiera, no? Quindi certo, le stelle che rappresentano la grandezza dell'America su questa bandiera, che deve essere l'unione di questo grande popolo, un senso di libertà sopra ogni cosa. Quindi quello e che fece loro... scandalo, perché nelle cronache dell'epoca qualche ben pensante disse che era stata in qualche misura, no, disonorata la bandiera. Sì, la... ma perché ancora c'era, si era un po' bigotti, no? Perché l'inno nazionale... Negli anni 60 dove... gli Stati Uniti erano un paese e poi ancora... l'americano... A parte purtroppo dove il razzismo ancora conviveva in alcuni stati del sud. E poi Jimi Hendrix rappresentava veramente il futuro che sarebbe stato da lì a poco, ma in quel momento... Era avanti, lui era avanti. Proprio avanti, amico mio. Invece stava... loro erano abituati a rappresentare l'inno nazionale in contesti molto istituzionali, no? Specie certo, il contesto militare. Poi ricordati che in quegli anni c'era la guerra nel Vietnam. Ma come no? Sono stati anni straordinari. Guarda, ti ringrazio perché, e credo che l'hai accesa anche a casa, tante persone... Abbiamo collegato le sinapsi. Della nostra età... perché è stato davvero un fatto epocale e tanti giovani di oggi, secondo me, un'occhiatina su internet devono darla a Vostok, perché avrete anche oggi delle grandi sorprese.